Ok ragazzi, nuovo video. Oggi vedremo 4 ragioni per cui non state dimagrendo, ossia 4 possibili ragioni per cui il vostro processo di dimagrimento, la vostra definizione, che sia iniziata adesso o sia proprio in mezzo al vostro periodo di cut, non sta più dando i risultati che sperate. Quindi 4 possibili ragioni che possono riguardare voi direttamente. Prima di iniziare però ragazzi, ci tengo sempre a chiarire una cosa: se è la prima volta che venite su questo canale, vi avverto che potrebbe non essere il canale che fa per voi, perché noi parliamo di bodybuilding di alto livello, quindi tutti i contenuti che trovate su questo canale si indirizzano a questo target. Non ci interessa fare miliardi e miliardi di like, miliardi e miliardi di iscritti, di visualizzazioni, ma quello che facciamo noi è lavorare su atleti professionisti, amatoriali, agonisti, e quindi vogliamo riportare la nostra esperienza come preparatori agonistici, preparatori di bodybuilding, e questo è. Quindi molti contenuti potrebbero non fare al caso vostro, potreste non ritrovarvici. Però in ogni caso non vi scoraggiate, perché semplicemente stiamo parlando di due cose differenti, ok? Quindi questo canale è dedicato al bodybuilding di alto livello e ci tengo a precisarlo sin da subito. Allora, una prima ragione che è molto molto comune in realtà quando si inizia un periodo di cut è quello di sovramastima... Allora, una prima ragione che è molto molto comune quando si inizia un periodo di cut è quella di sovramastimare... sovrastimare il nostro dispendio energetico. Che cosa vuol dire questo? Un errore in cui io stesso sono caduto molto spesso agli inizi, quindi vi parlo di qualcosa come 10 anni fa, quindi all'inizio della mia carriera da atleta, da agonista. Quello che facevo sostanzialmente è fare masse molto molto spinte. Lasciamo stare se va bene o non va bene, ne abbiamo già parlato spesso, però masse spinte in cui arrivavo magari a 4.000-4.500 calorie, ok? Quindi quando iniziavo a scendere dicevo ok, perfetto, più o meno sto stabile di peso a 4.500 calorie, quindi questo è il mio metabolismo, il mio dispendio, quindi scendo di 300 calorie, poi riscendo di altre 600. Ora, qual è il discorso in questo caso? L'errore è che in realtà queste 4.500 calorie per me sono una forzatura. Immaginate come se ci fosse una molla. La mia molla è legata a quello che è la mia normocalorica teorica, quello che io definisco il set point calorico, ossia la normocalorica, la mia alimentazione tipo, in una situazione in cui io non ingrasso, non dimagrisco, neanche cerco di forzare da entrambe le parti, ok? Quindi il mio livello base, per l'appunto set point, da un punto di vista calorico. Ora, quando io procedo in periodi di bulk di massa, io vado ad aumentare le calorie e il mio metabolismo mi viene dietro in un certo senso, quindi aumento, mi viene dietro, la performance migliora, il consumo energetico migliora, e questo è il motivo per cui se vi mettete a un surplus di 500 calorie e rimanete là per sempre, non è che ingrassate all'infinito, ma il metabolismo bene o male si adatta. Immaginate questo come una molla, ossia io sto portando il mio metabolismo, lo sto forzando in alto. Quello che succede quando sto a 4.500 calorie è che appena abbasso un minimo, tac, la molla subito si richiama. Quindi basta che diminuisca un minimo le calorie e subito il mio metabolismo si riadatta in basso. Diminuisco e quello si riadatta in basso. Quindi in realtà io ogni deficit piccolo che vado a creare in questo contesto ha un adattamento molto molto veloce del mio corpo. Quindi magari per 1-2 giorni creo il deficit, però dopo 1-2 giorni il mio metabolismo già sta qua. E quindi io non riesco a dimagrire ulteriormente. Quindi passo tanto tanto tempo a scendere piano piano e in realtà quello che faccio è un po' sprecare il mio tempo. Il mio consiglio quindi in tutti questi casi, quando avete spinto tanto da un punto di vista di bulk di massa, che di nuovo può andar bene, il mio consiglio è quello di fare un periodo di pre-cut, ossia un periodo in cui vi mettete in un surplus un po' più piccolo, quindi tornate per esempio nel mio caso quello che potevano essere delle 3.000 calorie, rimanete là, il peso si adegua, ripristinate anche quella che è la sensibilità insulinica, migliorate l'assetto recettoriale, il peso, di nuovo buttate via anche un sacco di acqua, quindi avete una visione meno falsata di quella che è la vostra condizione fisica, e da là poi iniziate il vostro periodo di cut, ok? Quindi inserire un periodo di pre-cut è molto molto vantaggioso, e qui è una cosa che abbiamo fatto e consigliato nei nostri programmi per la definizione. Per i maschietti il programma Vulcano e per le ragazze il programma Venus. Iniziare con un periodo di pre-cut. Ok, seconda ragione è una ragione fittizia: il troppo stress. Quando si esagera, quando si è tendenzialmente cortisolemici, il nostro corpo ha una risposta abbastanza normale fisiologica di ritenzione idrica, accumulo di acqua, e nello specifico va ad accumulare acqua nel compartimento extracellulare, quindi sostanzialmente aumentiamo acqua a livello sottocutaneo, dove normalmente c'è anche il grasso. Quindi magari noi stiamo in realtà dimagrendo, stiamo scendendo, però ci vediamo sempre grassi, in realtà ci vediamo acquosi, e quindi
crediamo di stare in una situazione di stallo. E questo normalmente succede quando forziamo troppo la mano, se mettiamo troppa carne al fuoco, oppure molto spesso succede in ragazzi che, seguendo molte mode del momento, cercano di applicare delle diete high carbs, quindi con carboidrati molto molto elevati, per tirarsi, perché vanno di moda, perché fanno figo, quello che vi pare, sinceramente ancora non ho capito le logiche, comunque cercano di applicarlo e logicamente per compensare fanno tantissimo cardio, tantissimo volume, tantissimo esercizio, e questo è un buttare troppa carne al fuoco. E l'aspetto è che ci si vede più acquosi tendenzialmente e molto più piatti. Li vedete gli atleti in gara, quando salgono sul palco e utilizzano queste metodologie, non sono esplosivi, non sono granitici, ma tendono ad avere quel filino di acqua sottocutaneo e essere molto molto spenti. Questo nonostante tutta la mole di carboidrati, perché tendenzialmente il metabolismo è stanco, è troppo stressato e non c'è una buona gestione degli stessi. Noi ragazzi nostri li abbiamo portati, siamo scesi tantissimo anche di carboidrati, potenzialmente in fase di cut, ma nel periodo di selezioni, e poi successivamente siamo abbiamo portato in gara, comunque stando su una quota decente, che sono 300-350 grammi di carboidrati, in alcuni casi anche di più, però di nuovo senza esagerare, soprattutto curando quelli che sono gli elementi troppo stressanti. Un elemento stressante non è soltanto il cardio, tantissimo volume di allenamento, ma un elemento stressante, questo è molto importante capire ragazzi, è anche quello di mangiare tantissimo, perché per molte persone mangiare chili e chili di carboidrati, nella maggior parte dei casi peraltro sconditi, perché teniamo i grassi quanto più bassi possibili, è uno stress magari non da un punto di vista psicologico, ma da un punto di vista fisico, perché mettiamo il nostro sistema gastrointestinale in una situazione non ideale, perché deve assimilare tantissimo senza avere una buona ripartizione di nutrienti, quindi la microflora intestinale è anche in qualche modo poco curata e non riesce a far fronte a tutte queste problematiche. Infatti, altro discorso che si vede molto sotto gara è un forte bloating addominale, quindi una situazione di stress addominale che si riversa in un forte metabolismo, accumulo di aria, distensione addominale. Terzo consiglio legato in qualche modo al discorso del troppo stress è quello relativo alla depressione metabolica, ossia quando si tira troppo la corda. Quando scendete tanto, abbassate tanto la BF, esagerate tanto col deficit, al di là del cardio, non cardio, calorie, non calorie, quello che succede è che a un certo punto il vostro metabolismo si arrende. Vedetela così. Il metabolismo in qualche modo è un qualcosa che vuole sempre far fronte a un periodo di carestia, nel senso che noi siamo veramente veramente bravi ad ingrassare, veramente veramente bravi a non dimagrire. Perché? Perché l'Homo sapiens di base deve sopravvivere nell'ecosistema, il nostro patrimonio genetico ci porta a questo, e è veramente poco il tempo che abbiamo passato nella storia della Terra in una situazione di sovralimentazione come quella derivante dal secondo dopoguerra. È veramente tanto il periodo che abbiamo passato in una situazione di carestia alimentare, che era, ahimè, all'ordine, non dico del giorno, però bene o male ogni anno qualcosa succedeva. Per cui, quando forziamo troppo la corda, a un certo punto il nostro corpo dice ok, mi devo fermare perché il grasso è essenziale per sopravvivere, quindi deprimo il metabolismo in modo che vado al risparmio. Vedetelo come il cellulare quando mette la modalità di risparmio energetico, lo schermo si spegne subito, voi vi sedete ogni volta che potete, tendete a essere molto più letargici e soprattutto il corpo inizia a avviare molto più facilmente tutti i processi di gluconeogenesi, ossia di creazione del glucosio da substrati esterni, quindi in primis gli amminoacidi a cui toglie il gruppo amminico e quindi il tessuto muscolare, per cui tutti i processi di catabolismo muscolare diventa molto più efficiente a farli rispetto al tessuto adiposo, che in questo momento in cui la BF è tendenzialmente più bassa diventa molto molto più importante. Quindi in tutto questo contesto, quando tirate troppo la corda, allora il dimagrimento si interrompe o comunque si rallenta molto. Il mio consiglio in questo caso è semplicemente cercare di rendervi conto che state tirando troppo la corda, ossia quando la BF è bassa, quando vi sentite troppo letargici, quando vedete che state andando incontro a uno stallo, magari siete più vuoti a livello muscolare, allora inserite delle piccole ricariche o un periodo di diet break, ossia un periodo di 2 settimane in cui tornate alla vostra norma calorica teorica, mangiate, la BF sale un pochetto, ma il metabolismo, il vostro organismo esce da questa situazione di allarme e successivamente tutti i processi di dimagrimento saranno molto più veloci, molto più immediati. Quarta ed ultima ragione, molto importante perché viene sottostimata, è che vi state muovendo troppo poco. È in parte correlato al discorso della depressione metabolica, ossia durante un periodo di dimagrimento, quando scendete gradualmente, passo dopo passo, settimana dopo settimana, il nostro organismo non sta all'affermo, ma attua tutta una serie di sistemi, di reazioni dal punto di vista di regolazione enzimatica, ormonale, eccetera, per abbassare quello che è il nostro metabolismo. E uno degli input che va a dare è quello di diminuire il nostro NEAT, ossia il nostro consumo di calorie, banalmente la nostra attività fisica
tra virgolette involontaria, ossia quando camminate, quando scegliete di salire le scale, quando state al telefono e iniziate a girarvi tutta casa 370.000 volte, quando vi alzate più che volentieri per passare da una stanza all'altra. Insomma, tutte queste attività che non è che state là pensando faccio attività fisica, però semplicemente inconsciamente voi consumate. Ecco, se notate durante i periodi di definizione, quando state al telefono state spavanzati, ogni volta che trovate una sedia, un miraggio, prendetevi, sedete, anche durante l'allenamento magari non aspettate il recupero stando in piedi, ma vi sedete tipo su un macchinario così. È una cosa abbastanza comune, soprattutto per atleti come me che iniziano a diventare molto pesanti. Ecco, in tutti questi casi c'è una componente che gioca in secondo piano, in background, che non ci permette di accorgercene, di cui noi non ci accorgiamo, che in realtà sta diminuendo il nostro consumo energetico. Noi non ci pensiamo, però effettivamente passo dopo passo noi consumiamo sempre meno calorie. Quindi andare a tracciare quello che è il nostro NEAT si può fare semplicemente con un contapassi, che è un metodo abbastanza, sicuramente non troppo preciso, ma molto efficiente, in cui ci va a dire i nostri passi giornalieri. Oggi sto a 10.396 passi fino adesso, quindi cerco di mantenere per esempio una media di 10.000 passi al giorno, me lo tolgo quando faccio cardio, me lo tolgo quando vado a fare attività fisica, perché è per l'appunto un modo per tracciare il NEAT, quindi tutto quel consumo fuori, extra dalla palestra. E quindi semplicemente ho un'idea delle cose. Se vedo che inizio a scendere a 7.000, 5.000, 3.000 passi, allora so che c'è una componente che sta giocando a mio sfavore. Ragazzi, questo è tutto per questo video, spero di avervi dato degli spunti interessanti da portarvi a casa. Io vi invito a scrivere tutte le domande qua sotto, come sempre, date un occhio a tutte le nostre pagine, tra l'altro anche al nostro nuovo progetto Rhino Athletics. Abbiamo già fatto sold out in realtà di tutti i capi d'abbigliamento, però dateci un occhio perché tra poco arriva il prossimo restock. Quindi, detto questo, vi rimando al prossimo video.